Buon salve giorno, questo è Electric. Buon lunedì, direi io, visto che oggi è lunedì, in realtà oggi è domenica. E voi vi chiederete, perché Peo sei vestito così? E io dirò, beh, perché sono stato un battesimo. Ma perché hai il cappello? Perché l'ho messo adesso? Perché non ho mai fatto un video senza cappello, ok? Quindi adesso, in questo abbigliamento tutt'altro che casual, vado a spogliarmi perché oggi c'è un video magnifico, ok? Un video strano, vengo dal consumo di tante cibarie, nonché una discreta, leggera quantità di alcol, il giusto, qualche bicchierino di vino per accompagnare il pasto, ma nulla di che, ok? Non giudicatemi, era un battesimo, ripeto, di un amico, cioè del bambino di un amico, ok? Quindi mettiamo la giacchetta elegante qui, per bene, come fanno i bambini bravi, e ci mettiamo seduti per disegnare. Hai capito? Allora, bambini, molti di voi mi hanno sempre spesso chiesto, Peo, ma quanti bambini maschi ci sono in un uovo di Pasqua? E io ho risposto, circa 14. Prego, un'informazione piuttosto importante, lo so, ma non è delle uova di Pasqua che parleremo oggi, perché la Pasqua è finita, ok? Molti di voi saranno ampiamente tristi a riguardo, vi posso capire. Oggi faremo una grande sfida, infatti non so perché mi sono messo il guanto, perché non ne avrò bisogno, ovvero disegneremo con il mouse chi i vostri youtubers preferiti. Infatti l'ho chiesto su Telegram, ehi miei cari falegnami, perché non mi proponete voi i vostri youtubers così che io li disegni? La cosa bella è che c'è chi si aspetta che lo disegno in modo fico, invece lo disegnerò col mouse, quindi verrà orrendo. Non è fantasticamente esilarante? Non vi sento ridere, più forte! Il primo lo suggerisce Angelus ed è Surreal Power, ok? Allora, Surreal Power dovrei essere in grado di disegnarlo, perché tante volte l'ho disegnato, no? Mi sono occupato io del libro dei miei, sarei un po' un pirla se non sapessi disegnarlo, e oggi proverò che appunto lo sono un pirla. Quindi ripeto, sto disegnando con il mouse, qui è inquadrata la tavoletta come vedete, così che nessuno di voi pensi male. Quindi sto disegnando con il mouse, e Surreal Power ha una testa come ogni essere umano, sempre che lui sia un essere umano, noi non lo sappiamo. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere un uomo lucertola, giusto amici? Lo trovo più che plausibile, non ci sono prove contrarie al suo essere o non essere una lucertola. E qui ci sono gli occhiali, attenzione, qui ho fatto un macello, gli occhiali ampiamente rotondi, ok? Ok Jack, quindi andiamo sul rotondo. Che macello questi occhiali, attenzione, ma ricordiamoci che sto disegnando con il mouse, quindi verrà un po' una cagata, quello lo sappiamo già. Poi il nasino che poi ha una pieghetta e poi no, così non va proprio bene, ha una pieghetta e no, ha una pieghetta, una ok, oh, basta così, facciamo che va bene così, ok? Facciamo che così è il top, facciamo una boccuccia felice, un occhietto alquanto anime per quel che riesca io con il mouse, ok? Bellissimo, mamma mia quanto è bello questo surri, direte voi. Io dirò, beh avete ragione, l'ho fatto io, cioè mica il primo che capita per strada. I capelli, ok, che adesso gli saranno cresciuti un po' se non sbaglio, giusto un po' perché se l'era rasati recentemente, quindi ok, mi sembra uno ottimo risultato per essere il primo youtubers che ci sia. Poi lui ha il collo lungo, così all'incirca si allunga, no? Lo so, è una persona strana, ma capitelo. Qua c'ha le spalle, è pieno di brufoli sul collo, per qualche strano motivo. In realtà non sono brufoli, ma sono uova di ragno sotto pelle. E lui convive con questo problema di uova di ragno sotto pelle da ormai anni. Facciamo una bella firma con il mouse. Pessima. Con il mouse, Peo. Questa l'ha fatto Peo, pensate. Ma tu pensa se Peo non fa dei disegni magnifici. Primo youtubers fatto. Secondo me il risultato non è solo accattivante, è una gran ficcata. L'avrò disegnato pure con il mouse, ma meglio di così non poteva andare. Quindi il prossimo è, che noia, lo suggerisce Simo Maniscalco. Allora, Simo Maniscalco, innanzitutto, bellissimo nome. Mi ispira a cose vagamente crudeli, ma anche volgari, se così posso dire. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a fare Martina, di cui potrei aver bisogno di una foto, ma se sono un vero uomo la foto non la guardo, ok? Qualche volta l'avrò pur vista Martina, quindi, però adesso in realtà non è che ce l'abbia tanto presente, quindi la vado a cercare. Martina, come ogni essere umano, c'ha una testa, no? Con a quanto pare un mento gigante. Perché mi è uscito così?
ha un nasino carino e non così grande, per carità, una boccuccia assai simpatica, di solito succhia il sangue ai bambini che dormono così per diletto, quindi ci vuole il dente, no, un po' sporgente, il canino maledetto, ha degli occhi grandi, mi sembra, sì, da quel che vedo sono abbastanza profondi, e ha tutti questi bei capelli ricci e mossi che le passano davanti alla testa, agli occhi, dappertutto. Guarda te, guarda quanto movimento, qui c'è un po' di sopracciglia, ma giusto un po'. Ops, qui questa è venuta un po' strana, ma ce la teniamo perché noi non cestiniamo nulla, noi non giudichiamo. Poi anche di qua un po' di ricci, un po' di riccioluni, se mi invento pure le parole adesso, ok. E questa è Martina, che in genere ha un corpo piccolissimo, è una sua peculiarità, io la conosco molto bene, da potervi dire che lei il corpo che utilizza in realtà è un androide, ma il suo vero corpo è all'incirca così piccolo. I pantaloni, maglietta rigorosamente a V da hipster, e ci siamo. Una bella firmetta e tadan, miglior disegno del peo del 2018. Pum! Chi sarà il prossimo? Ovviamente non manca, da quel che vedo qui, Favij, perché ti pare che manchi Favij, il più big dei big? Lo suggerisce Benny Extreme. Benny Extreme, che è un ragazzo molto simpatico, l'altro giorno ci siamo incontrati e mi ha simpaticamente insultato. No, non è vero, lo sto inventando. Ma Favij, ok, Favij. Andiamo a vedere una sua foto qui su Instagram. Ok, signor Fabio J, ti sto guardando, iniziamo a disegnarti con il mouse. Lui è un naso non gigantesco, ma deciso, come dire, no? Se così posso dire. Ha una bocca proprio a U, proprio super felice, e ha degli occhi grandi. Ma quanto sono grandi gli occhi di Favij. Io, essendo il fan numero uno di Favij, come posso non saperlo, direte voi. E io dirò, e guardo proprio tutti i video, giuro sul mio quinto figlio, guarda, il mio quinto figlio che ho chiamato Romualdo, che poi non l'ho scelto io il nome Romualdo. Lui è nato e ha detto, papo, mi chiami in Romualdo? Ho detto ok, coloriamo l'interno. Ultimamente porta questa sorta di basettoni appena accennati che richiamano un po' Lupin, classico riccio alla Fabio J. Dobbiamo fare la faccia abbastanza normale, orecchio, è uscito un po' grande, ma è perché voi non lo sapete, ma lui ce l'ha così grandi. Non ci avete mai fatto caso? Beh, fateci caso, perché sarebbe il momento giusto. I capelli riccissimi, un po' col ciuffo, e ok, diciamo che secondo me meglio di così non poteva venire. C'è chi là fuori fa tratti super precisi di Favij, ma nessuno ne ha colto l'anima e l'essenza come ho fatto io, grazie semplicemente al mouse. Quindi votate hashtag Fabio Francesco J se questo è il vostro disegno preferito con il mouse, hashtag Surripi se il vostro preferito è il primo di Surreal Power, hashtag minchia che noia se il vostro preferito è quello di che noia. E andiamo avanti. Secondo me altri due, forse uno, ce la facciamo benissimo in tempo a farli. Il prossimo suggerito lo suggerisce Francesco e suggerisce Tearless Rap. Io questa persona, dalla folta barba, dai capelli verdi, che vive in Irlanda, io non ho idea di chi sia, ma quindi la vado a cercare. Il signor Tearless ha, come ogni essere umano, uno zigomo, due zigomi, perché no? C'è chi ce n'ha anche tre, non so voi. Ha questa bella barba, che ha proprio una vita propria, infatti di solito si mangia le persone, vedete? Cioè proprio molti di voi pensano che sia una persona innocua, ma in realtà no, è pericolosissima. Evitatela se la vedete. Sempre sorridente perché appena mangiato tanti bambini, un naso anche lui bello deciso, ovviamente la sua barba ha gli occhi cattivissimi, proprio cattivissimi, anche le mani, belle mani della barba, ha gli occhi un po' asiatici perché l'ho deciso io ora, delle sopracciglia decise, ok, soltanto perché non mi sta venendo molto bene, è un bel ciuffo lunghissimo, sexissimo, fluidissimo, con cui conquista il cuore di ogni essere vivente, maschio o donna, non importa. Adesso non mi metterò ad aggiungere anche il colore verde del capello, ma avete capito il succo, giusto? Facciamo la firmetta, peo, voilà, fate lo scream, hashtag Tearless se questo è il vostro preferito. Ma il prossimo, nonché l'ultimo di questo magnifico video che rompe gli schemi, rompe gli standard dei video di YouTube, che fa evolvere incredibilmente questo canale, è Fra Frog, che è un'altra disegnatrice, che però la ragazza, quando io le scrivo,
io non mi si caga. Forse per chi mi guarda dall'alto in basso? È così, rimarrà forse un mistero. A questo punto io direi di cercarla. È una ragazza niente male, con dei capelli niente male, verdi, verdissimi. Ormai siamo proprio su a tema verde. In realtà sono tipo verde acqua, molto figo quel colore. Ma basta, complimenti alle donne, Peo, trattieniti, grazie. Allora, Frafrog ha una mascella, come ogni essere umano. Qui mi è venuta un po' squadrata, ma va bene. Ce la teniamo così. Buona la prima, come sempre. Ha un naso deciso. È un po' troppo, ma ok, scusa, sto lavorando con il mouse. Succede. Una boccuccia felice, sempre. Occhi rigorosamente anime kawaii. Evviva. Occhiali quasi rotondi, ma non del tutto rotondi, in quanto qui prende una curvatura un po' meno tonda. Come mi sto complicando la vita con questi occhiali. Ok, facciamo che è buono così. Capello qui va di lato. Ciun ciun. E qui il ciuffo, che sono mossi ma soprattutto lisci, ecco. E così questa sfida di disegnare con il mouse trova il suo epilogo con Frafrog. Quindi, già che si chiama Frafrog, qui ci facciamo una bella ranocchia fatta con il mouse. Questo è l'occhio, questo è l'altro occhio, questo sono le froge del naso, che ci sta, la bocca e la lingua. Una bellissima ranetta, devo dire. Una zampa all'altra zampa. Mamma mia, questa è una rana che proprio prega di essere uccisa. Per favore, terminate la mia vita. Non ho fatto niente per meritare questa esistenza triste. È così che io firmo anche questo disegno incredibile di Frafrog. Hashtag Froggity Froggity Biggity 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 Bom Bom Bom. Se questo è il vostro disegno preferito tra quelli fatti oggi, sono sicuro, certo, che oggi avete trovato puro divertimento cliccando su questo video, guardando questo canale di una persona ben vestita, perché oggi aveva un battesimo, ma ciò che non ve ne fotte una beata minchia. Ed è per questo che io me ne vado a casa, perché ora che io editi questo video fino alle 3 di notte, evviva! Ricordatevi di mostrare un bel po' al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, e che ti devi iscrivere se non sei iscritto, e che questo era Electric. Bella, ciao raga, ciao. Questo è il green screen magico, addio.